Ruspa entrata in azione nella mattinata di oggi per demolire il vecchio ponte che collega le due sponde di Lido e Arzilla. Domenica scorsa, all'inizio del maltempo che ha colpito la città, il ponte provvisorio installato dalla regione è stato distrutto dall'acqua del torrente. Tecnici della regione Marche in mattinata hanno presenziato i lavori di avvio dello smantellamento del manufatto, cercando di rispettare i tempi stabiliti per la consegna della nuova struttura. È una roba ridicola. Fare una struttura del genere, dai, sulla sabbia poi. E voilà che c'è questo tempaccio. Se c'era già la stagione piena, era da ridere. Sono iniziati anche i lavori di demolizione del ponte. Ho visto, guardavo adesso. Quindi in pratica adesso l'arzilla è isolata. Le preoccupa l'impossibilità del passaggio? Del passaggio? No, a me no, non mi interessa tanto, perché io sto di casa da Giulio Sassone. Prima abitavo qui proprio, allora... so com'era l'arzilla correva qui sotto a nord, andavo giù diritta, adesso invece fa la curva di là, non so, e quel muro là se resiste ancora, guarda, se va giù anche qui. Su questo ponte era già tutto previsto, penso, era già previsto quando l'hanno fatto, perché questo non poteva reggere alla prima mareggiata, difatti, è così. Ti preoccupa l'impossibilità anche del passaggio, finché non viene ripristinato? No. Perché prima questo lo fanno presto a rifarlo, solo che lo devono rifare in un modo molto diverso da come l'hanno fatto adesso. Ma non ho capito, quello lì di Ponte Vecchio è caduto, adesso l'hanno buttato giù. Stanno demolendo. Bene. Questo era logico, se veniva fiumata questo spariva, era logico. Poi altre cose non so dire. Quindi secondo lei non è stato progettato bene? Esatto.